Buongiorno a tutti, sto facendo questo gameplay perché voglio rivivere le emozioni di Resident Evil 3 su Xbox Series X. Ho già giocato il gioco su PlayStation 5, però voglio imprimere questo gameplay su Twitch. Quindi, buongiorno a tutti e sarò felice di intrattenervi. Facciamo nuova partita. Avevo già iniziato un po' per vedere le prime fasi di gioco come erano su Series X. Ho giocato questo gioco su PlayStation 4, quindi il next gen so che ancora non esce, però vediamo un po' come gira su console di nuova generazione. Nella storia moderna non ricordiamo altra epidemia diffusasi così in fretta. Stanno dando fuoco agli edifici. Le autorità si preparano ad altre stanno rivolte. Verificando incendi. Erano venuto, hai volto completamente rinfigurato dalle ferite. È stato dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. Questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Ed ecco la nascita del Nemesis. Una prova per vedere se lo streaming funziona. Tutto ok. Andiamo. Thank you.
questo incubo mi perseguita. Altri 3 giorni, poi dirò addio a questa città. Fluidi corpori, contatto con i corvi e non c'è da escludere la diffusione attraverso le vie aeree, un po' come il Covid. Noi che siamo sopravvissuti all'incidente non mostriamo ancora alcun sintomo. Di loro sembrano immuni. Qui ci spiega come è stato diffuso un po' il virus. Ma diciamo che lo sappiamo benissimo. Sono prigioniero della mia casa, vedo gli uomini dell'altro edificio dall'altra parte osservarmi dalle finestre. Vabbè, vogliono farla fuori. Addirittura i messaggi dentro le pizze. Di questa se la passa malino. Ed eccoci qua. Chi diavolo è? Vediamo un po' chi è. Ok, arrivo. Un attimo. Pronto? Sì, stai bene? Brad, cosa c'è? Senti, devi andartene da lì. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo, vattene via da lì, ora, subito! Ok, fammi prendere...
Ok. Ce l'abbia con gli unici due stars rimasti in città. Tu e io. Io me la squadra. Guarda Tito, più tempo passa, più siamo fottuti. Come è potuto succedere così fretta? Non lo so. Ma i casini non arrivano mai da soli. Molto peggio di Hartley. Dario Rosso. Scordatelo, dolcezza. Dolcezza? Vuole darsi una calmata? Sono della polizia, voglio solo aiutarla. Sì, beh, state facendo un ottimo lavoro. Mi vuoi aiutare? Ammanettati a uno di quei mostri e vaffanculo! Senta, glielo dico per l'ultima volta. Nessuno verrà più a salvarla. Io non mi muovo da qui! Preferisco morire di fame qui dentro e finire in pasto a quei mostri schifosi! Ora levati dalle palle! Now leave me alone! Munizioni... Ah, cagnolino!
Sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos. Ti porto via da qui. Coraggio. Andiamo in un posto sicuro. Forse siamo al sicuro. Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. Qui dove? Qui. Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Sto bene. Ehi, non mordo, sai? Capisco. Andiamo. Ma non ci credo. Chi è il coglione che l'ha chiusa? Mi spiace, ci tocca fare il giro. Ehi, cosa diavolo era quel mostro? Non lo so. Mai visto nulla di simile. Ma non è un zombie. Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Allora i tipi ostinati. Per niente. È tutto tuo. Sei in buone mani. Buone mani. Sono della divisione contromisure minacce biologiche della Umbrella, UBCS. Cosa hai detto? Che cazzo hai detto? Siete voi la causa di tutto questo? Ehi, ehi, ehi! Cosa vuol dire? Qui per aiutare i civili. Che cosa c'entra l'Umbrella? Che cosa c'entra l'Umbrella? Oh mio Dio. La tua azienda è la diretta responsabile di questa cazzo di epidemia. Senti, non ho idea di cosa tu stia parlando. Sei libera di confidarti, ma io devo andare al rifugio. Vieni con me. Avanti, da questa parte. Da questa parte.
signorina serve aiuto. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ah. Ok. Qual è la situazione? Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, superstar. Prendi questa. È per tenerci in contatto. So cos'è il radio. Stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra. Troverai dei rifornimenti. Ok. Sappiamo come creare le munizioni. Jill, sono ancora io. Sei già uscita? Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. Carlos, sono nella strada principale. Che faccio? Vedi dei grossi tralicci? È la sottostazione.
Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. Un tipo come te è abituato alle situazioni scottanti, no? Fottiti. Devo spedire. Thank you.
Bene. Questi devono essere gli uffici della metro.
Sei della UBCS? Sì, fai piano. Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto. Ok, fammi vedere. No, 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 aspetta! Che cazzo hai fatto? Era infetto. Ma non potevi saperlo! Che rammolliti gli starci. Ecco perché siete quasi tutti morti. E tu chi cazzo sei? UBCS? Vi ammazzate tra voi? Si sarebbe trasformato. Ha intenzione di morire giovane, per caso? Torna subito alla stazione della metro. Non abbiamo bisogno di una croce rossina da queste parti.
merda. C'è una puzza di... non voglio neanche pensarci. Dio. Thank you.
forza. Andiamocene da qui. No, no, no! Ok. Rimane solo l'interruttore principale. Prendi questo. Carlos, qui Jill. Ho ripristinato la corrente. Bel lavoro. Ora tocca al sistema di controllo dei treni. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Sì, ho presente l'edificio. Ottimo. Un ultimo sforzo. Ben fatto, Zucchero. Piantala! Sistema.
Sono nella sala di controllo. Adesso? Bene, devi impostare il percorso. Ok, dammi un minuto. Qual è la destinazione? Il treno è fermo a Redstone Street. Dobbiamo raggiungere Fox Park Station. Riesci a programmarlo? Ehi, sono una superstar. Consideralo fatto. Percorso non valido. Si prega di riprovare. Inserire un percorso. Percorso valido. Carlos, sono io. Ho impostato il percorso. Jill, sei fantastica. È dura a morire, direi. Torna alla stazione. Noi controlliamo che il treno sia pronto a partire. Ma cosa?
Bel lavoro, Superstar. Sono colpito. Siamo pronti? Sì, quasi. Ma ci servono altri 30 o 40 minuti. Nikolai, come procede? La città brulica di quelle creature. Non potremmo farci strada a forza. Che ci fa lei qui? Ci aiuta a far ripartire il treno. Non abbiamo bisogno di pesi morti. Non ci è d'aiuto. Non sa quando premere il grilletto. Ehi, stai calmo. Ti farà ammazzare. Devi scusarlo. Sono tutti un po' stressati. Maledizione. Ancora lui. È Mickey. Cosa? Ehi! Lo porto via da qui. Aspetta. Facci. No! Cazzo. Sono stanca di averti tra i piedi. Vuoi la stanca? Metti tra i piedi! Vuoi la Stars? Te la do io, la Stars! È la mia occasione. Mi ricevi? Carlos! Merda! Devo trovare una via d'uscita. Una mappa dell'area. Perfetto.